Una rapina all'OVS, l'ennesima, dobbiamo usare questo aggettivo perché insomma ci raccontano che purtroppo questi fatti, proprio per uno store come quello che vedete alle mie spalle, sono quasi all'ordine del giorno. Non si parla ovviamente di un furto ingente da un punto di vista proprio del suo valore, ma di un fatto comunque reiterato nel tempo. Avrebbero rimosso l'antitaccheggio e poi avrebbero appunto tentato di uscire fuori dal negozio con la merce. Una delle dipendenti ha cercato di fermarli e la ragazza sarebbe anche stata strattonata. Niente, ho visto questa ragazza uscita dall'OVS con che tratteneva questo ladro. E però era abbastanza robusto lui, sicché dopo un po' si è liberato e lei ha cominciato a urlare e c'era precisa la pattuglia dei vigili urbani in cui sono intervenuti e l'hanno bloccato a lui, mentre c'era anche la moglie o insomma una compagna, lei è riuscita a scappare e poi dopo sono intervenute altre due o tre pattuglie e l'hanno portato in caserma perché gli hanno, sembra che oltre che rubare aveva un attrezzo, una tenaglia che lui tagliava in antitaccheggio e quindi è stato portato in caserma. Il furto è avvenuto intorno alle 9, circa 100 euro il valore dell'abbigliamento che era stato trafugato, poi peraltro buttato per strada di fronte alla sede della Croce Bianca che si trova poco lontano. L'uomo è stato dunque arrestato per furto aggravato e rapina impropria. È un quarantenne albanese, la moglie trentenne è invece riuscita a guadagnare la fuga.